Sarà Pasqua in tutto il mondo, con noi un viaggio avventuroso lungo le maggiori località del globo. E buonasera, benvenuti a questa edizione serale del TG1. E questa sera voltiamo argomento, non ci occupiamo più del coronavirus, anche perché sono settimane che ci occupiamo di questo argomento, ma visto che la Quaresima sta per volgere al termine, vorremmo in qualche modo vedere con voi, fare un viaggio. Andiamo in tutto il mondo e vediamo come l'umanità si prepara alla resurrezione di Gesù Cristo. E quindi abbiamo i nostri inviati in contatto con noi, collegati direttamente via satellite, dovreste vederli, che ci racconteranno come in ciascun paese del mondo si vive questo tempo importante, il più importante di tutto l'anno, che è il tempo di Quaresima e Pasqua. Andrea dal Perù, mi senti? Buongiorno, sono Andrea il peruiano, direttamente da una delle città più importanti del Perù. Adesso mi trovo in un quartiere molto malfamato, una piccola nostra interpretazione di una bellissima favelas, per descrivervi un po' come sotto il periodo pasquale la nostra città si accinge a questo importante momento. La nostra città come si accinge a questo importante momento? Con tante processioni e preghiera per nostro Signore. Adesso sono tutti dentro casa, vedete che stanno preparandosi, che tra qualche ora inizia una processione lunghissima che durerà almeno mezza giornata. E dopo avervi dato questa super notizia, vi dico e vi lascio con un messaggio. La squadriglia delle aquile è il simbolo della croce. Yeah! Bene, grazie Andrea, e adesso ci trasferiamo direttamente in Giappone, dove c'è la nostra Ilaria. Sì, buongiorno a tutti, sono qui in diretta da Hong Kong e vi darò qualche notizia circa la celebrazione della Pasqua in Cina. La Pasqua fa fatica ad affermarsi. La comunità cristiana cinese crede nella resurrezione di Gesù Cristo e la celebra, seppur con modalità differenti, come se fosse un piccolo carnevale cinese. Trionfano i Chunlan, i distici in carta rossa, che riportano frasi augurali, musica e decori. Si diffonde la pratica delle uova di cioccolato per i bambini più piccoli con la classica caccia alle uova. Qui ad Hong Kong viene considerata una vera e propria festività da celebrare con entusiasmo assieme a tutta la famiglia. Da qui è tutto a voi in studio. Leoni, il vostro simbolo sarà il cero. Grazie Ilaria, quindi dal Giappone ci spostiamo in Australia e c'è il nostro Daniele che ci racconterà anche lì come si vive questo periodo particolare. Sì, ecco, ho ricevuto adesso il collegamento e come potete vedere lo stato che mi ospita è l'Australia. E adesso vi racconterò quattro cose che forse non sapevate sulla Pasqua australiana. Prima curiosità, in Australia la Pasqua non ha senso. Ebbene sì, come sappiamo, le stagioni nell'emisfero australe, quindi dall'altra parte del mondo, funzionano al contrario. Infatti la Pasqua per noi viene di primavera, ma perché viene di primavera? Perché rappresenta la rinascita, come nella primavera rinascono i fiori dopo l'inverno, la Pasqua dovrebbe avere lo stesso significato. Tutto bello, bellissimo, se non fosse che in Australia la Pasqua viene in autunno. Seconda curiosità, in Australia si festeggia la Pasquetta. Eh sì, infatti gli australiani sotto questo punto di vista sono molto simili agli italiani. A Pasquetta gli piace andare all'aria aperta e organizzare grigliate. E grigliare e mangiare carne a volontà. Terza curiosità, in Australia mangiano i conigli fake. Ebbene sì, in Australia non mangiano il coniglio al pranzo di Pasqua. Perché? Perché il coniglio nell'ecosistema australiano è una creatura abbastanza, come dire, fragile. E quindi per evitare di danneggiare l'ecosistema e tutte queste cose qua, invece che mangiare il coniglio si mangiano dei bilbi,
che sono tipo dei conigli di cioccolato presi da degli animali reali. Sono questi conigli di cioccolato a forma di coniglio, ma con il muso più a punta e le orecchie più lunghe. Non è proprio un bel vedere, però è carino. Quarta curiosità, gli australiani da sempre sono un popolo di cacciatori. Certamente, perché i bambini australiani, il giorno di Pasqua, vengono subito educati ad essere dei cacciatori, perché il loro compito è cacciare più uova possibili, che vengono nascoste dagli adulti nei vari parchi giochi o nei giardini, e quindi c'è questa corsa, questa caccia alle uova, per dimostrare di essere uno spartano. Eccoci ancora qui. Queste erano le quattro cose che forse non sapevate sulla Pasqua australiana. E linea allo studio. Ed ora andiamo avanti perché anche in Sudafrica è Pasqua, sarà Pasqua tra qualche giorno, e quindi chiediamo alla nostra inviata Alessandra di raccontarci le tradizioni del luogo. Grazie. Welcome to the land of Africa. Vorrei raccontare come in questo meraviglioso continente si celebrano le festività pasquali. Ogni stato ha le sue tradizioni. In Etiopia si inizia il Venerdì Santo, quando le persone vestite nel loro tradizionale abito di cotone bianco affollano le chiese tutto il giorno e la notte a pregare e a digiunare. Nel Camerun la Pasqua è solo una festività mondana, in quei giorni si fanno comunioni e battesimi e molte coppie scelgono il giorno di Pasqua per sposarsi. Anche le tradizioni culinarie sono diverse, dalle pietanze a base di manzo, agnello, pesce e pollo, tutte rigorosamente speziate, ai diversi tipi di pane, ai grani di caffè bruciati nelle case per rinfrescare l'aria. Arriviamo al pesce affumicato pescato nelle fredde acque della baia di Cape Town. Poi c'è la parte spirituale di celebrazione. In Etiopia le chiese ricostruiscono scene bibliche, creando affascinanti esposizioni e rievocando gli eventi della Pasqua. Nel Camerun ogni chiesa viene decorata con tessuti fatti a mano, rappresentanti farfalle, fiori e alberi di banano. Si cantano inni cristiani accompagnati dai tamburi africani e dopo la messa è la volta delle danze tradizionali. Dalle grandi città le persone si spostano verso i villaggi di origine per stare con i propri cari. Per me, che tanti anni fa ho vissuto i colori dell'Africa, ascoltato i suoi suoni e sentito i suoi sapori, è vivo ancora il ricordo di quei meravigliosi giorni. Andiamo adesso in un altro paese del mondo, è sempre caldo, c'è sempre allegria, andiamo alle Hawaii con Valerio. Ringrazio per il collegamento, buonasera a tutti. Io mi trovo qui ad Hawaii con bel tempo, spiaggia, mare, palme e a dir la verità anche qualche drink. E ho scoperto una cosa fantastica. Ho scoperto che il giorno di Pasqua, dal più piccolo al più grande, dal più giovane al più vecchio, la domenica di Pasqua si riuniscono per andare a cercare le uova di Pasqua che si trovano su tutto il paese. E finito ciò, si riuniscono per una cena o per un pranzo. E a proposito di palme, Pantere, vi assegno la palma. Vi do la linea allo studio. E dal caldo andiamo al freddo, andiamo al Polo Nord, c'è Christian. Christian, ci senti? Siamo in diretta dal Circolo Polare Artico per capire come gli abitanti di questi posti vivono la Pasqua, ma guardiamo il servizio. Tra boschi e prati, bianchi e fiumi con l'acqua e con il sole, ecco come gli abitanti di queste zone vivono la Pasqua. Sentiamo l'intervista che un autoctono ha rilasciato alle nostre telecamere. Noi generalmente stiamo in famiglia, ci viviamo tutti insieme in un igloo e preghiamo. Poi una volta che abbiamo finito a pregare usciamo tutti quanti fuori, tutti insieme, e andiamo a caccia. Prendiamo quello che prima ci capita, un mammut, una foca, un pinguino, sai, qui non ci sono gli agnelli.
E poi torniamo dentro e ce lo mangiamo in famiglia. Ciao mamma, guarda, sto in TV. Prima di ridare la linea allo studio, un'informazione dalla blasonatissima, famosissima piattaforma Trello. Per le panda il simbolo è la luce. A voi studio. Ed ora torniamo in Europa, andiamo in Germania, in una nota località di quel paese dove il nostro inviato Giordano si è calato nei panni tradizionali del luogo. Vediamo. Ed eccoci, il vostro inviato dalla Germania che vi parla. Siamo qui in questa cittadina di Onsenbogenstrackenbogenbogenfon e siamo qui per vedere come si celebra la Pasqua in Germania. Mi sono munito di sandalo con calzino, pantaloncino beige e plezzo per confondermi nella popolazione così che potessi ammirare la Pasqua in questo luogo. Niente, ragazzi, qui invece delle uova di Pasqua c'hanno i kartoffeln, però va bene così. La Pasqua qui loro sono contenti perché il Papa è tedesco. No, il Papa non è più tedesco. Vabbè, però si sente che è risorto Gesù Cristo e lì dal studio. Ah, sì, il prezzo, ragazzi, è finito. Qualcuno, grazie. E questa è l'acqua di Nostro Signore, Giaguari, per voi. Bene, allora grazie a tutti i nostri cari inviati per questo viaggio intorno al mondo. Speriamo, che sia stato per voi un'esperienza interessante, anche stando dentro casa avete potuto vedere come negli altri paesi anche la Pasqua è un periodo così importante. Quindi chiediamo a voi di essere laboriosi e di pensare un po' anche all'aspetto spirituale che tante volte passa in secondo piano. Quindi l'augurio di una buona Pasqua da parte di tutta la redazione del TG1, da parte di tutta la staff del reparto e alle prossime occasioni. Buonasera.